Buongiorno, allora oggi ho pensato di fare un video mukbang, ma semplicemente perché volevo fare un video per parlare di una cosa, però è tardi, devo comunque anche pranzare e a fare il video non ci riuscirei, quindi unisco le due cose, faccio pranzo e intanto vi parlo anche di quello di cui vi volevo parlare. E io intanto ho messo a scaldare 4 fettine di pane di questo della Vivi Verde Coop Alkamut biologico, e solitamente appunto ne mangio 4 fettine, e quindi oggi farò un pranzo un po' così semplice con 4 crostini, insomma, più che altro perché ho delle cose avanzate che voglio finire, e quindi niente, iniziamo questo mukbang. Intanto che si scalda il pane, volevo insomma parlare della mia sensazione di quest'anno dell'andare in ferie, perché io non riesco a trovare lo stimolo per andare in ferie, per andare in vacanza, e credo che dipenda un po' essenzialmente dalle mie fobie che forse sono un po' cresciute. Quindi volevo fare un video, forse anche un po' divertente, speriamo, sulle fobie che mi impediscono appunto di andare in vacanza, o comunque di non godermi appieno i posti dove vado e le cose che faccio. Diciamo che partiamo dal mare. La fobia più grande che io ho è quella dell'acqua. Io non vado nell'acqua, ma essenzialmente perché mi hanno fatto prendere un grande spavento a 15 anni, 16 anni, e da allora non sono più riuscita ad andare nell'acqua. Per cui, anche se mi sforzo di andarci, che ne so, tipo anche a giocare a pallone, no? A pallavolo, così insomma una cosa sciocca, o anche solo andare un pochino nell'acqua, è comunque un qualcosa che non mi fa stare tranquilla, no? Quindi ho sempre un po' questa paura, e quindi andare al mare con la paura dell'acqua, sapendo comunque di non andare mai nell'acqua, diventa un qualcosa di tragico. Ok, pane pronto. Allora, intanto iniziamo con il primo crostino, che ho ancora la senape avanzata dall'altra volta quando ve la feci vedere, quindi diciamo che sarà ora anche di finirla. Quindi metterò un po' di senape e poi sopra ci voglio mettere un po' di datterini, perché allora io sono intollerante al pomodoro, no? Quello rosso, però mi sembra che, senza ovviamente esagerare, i datterini riesco a mangiarli, quindi provo insomma a mangiare questi, perché comunque il pomodoro essenzialmente un po' mi manca, mi piace tanto e quindi insomma mi manca, quindi vediamo se così riesco a sostituirlo. Quindi una volta spalmata la senape, vado semplicemente a mettere i datterini sopra, così crudi. Allora, insomma, quindi per me andare al mare diventa qualcosa di noioso, perché mi ritrovo a comunque fare tutti i giorni le stesse cose e a sapere comunque già di dover fare sempre le stesse cose, e quindi mi diventa monotono. Quindi poi ci metto sopra un pochino di olio e un pochino di sale, ma giusto, ecco, poco poco, perché comunque c'è già la senape che è bella saporita. Quindi gli ultimi anni sono stata sempre nei villaggi turistici, però cioè a me anche i villaggi inquietano, perché comunque io sono anche asociale, quindi oltre a non piacermi l'acqua sono asociale, quindi a me non interessa di fare conoscenza di altre persone o di fare attività insieme ad altre persone, così come sono anche un po' fobica per i luoghi pubblici. Quindi già il fatto di dover mangiare, no? Nei villaggi turistici, in quella bolgia di persone, infatti io tipo al buffet non prendo mai niente, mi mette ansia.
Poi, per non parlare del fatto che a me mettono ansia i buffet, perché non mi piace vedere tutta quella gente intorno al cibo, perché poi mi vengono mille pensieri, mille cose, mille paure e non riesco a mangiare. Poi ho anche l'intolleranza alimentare, tra l'altro, e quindi mi trovo sempre comunque a fare la diversa e chiedere cose a parte. Quindi anche il mangiare mi stranisce. Poi il villaggio all'inizio le volte mi piaceva, perché comunque mi trovavano a fare qualcosa. Però ecco, a me di fare attività con altra gente non piace. Il reparto fitness dei villaggi turistici lasciamolo stare, perché è praticamente inesistente. Quindi la mia vita nel villaggio turistico è: mi alzo, faccio colazione, mi metto la crema, vado in spiaggia, faccio il risveglio muscolare, cammino, se sono fortunata di stare in un posto dove c'è comunque la possibilità di fare lunghe passeggiate, e poi basta, aspetto il pranzo. Poi pranzo, poi, diciamo, mentre tutti si riposano, io tento di studiare, perché l'estate è comunque un momento in cui mi dedico un po' di più allo studio, e per cercare di fare l'esame a settembre, ma è comunque un incubo, che ci sono comunque sempre bambini un po' che urlano, comunque persone che parlano, rumori. Poi vogliamo parlare anche dei casi, delle volte in cui sono capitati i vicini molesti, i vicini di bungalow molesti, con magari cani che abbaiavano sempre, bambini piccoli che piangevano sempre. Insomma, in questi casi la vacanza già solo i vicini te l'hanno rovinata. E poi comunque quei villaggi alla fine sono sempre uguali. Anche la sera sì, ti trovano a fare qualcosa, perché fanno lo spettacolo, ti intrattengono, ma molto spesso gli spettacoli sono gli stessi che hai già visto altri anni, quindi mi annoio. E quindi, insomma, il villaggio io l'ho un po' abbandonato. Poi invece, se parliamo della vacanza senza, al di fuori del villaggio, quindi io so, in un posto turistico, in un albergo, e quindi poi sei libero di fare quello che vuoi, anche lì comunque mi annoio, più che altro perché comunque il giorno, la giornata mia praticamente è uguale come nel villaggio. La sera mi annoio ancora di più, perché magari sì, lì c'è lo spettacolo nel villaggio, anche se l'ho già rivisto, però comunque è uno spettacolo. Lì, in un paese, in una città di mare, ti ritrovi praticamente sempre a fare su e giù per lungomare. Puoi anche cambiare paese, magari, che ne so, una sera vai a vedere un altro paese che è sempre un paese sul mare, con sempre un lungo lago, un lungomare, e è sempre quella. Mi annoio. Poi ci sarebbe il campeggio, ma considerate le mie fobie e soprattutto la paura dei luoghi pubblici, il campeggio lo lascio stare proprio dall'inizio, proprio non è che lo considero. Poi c'è la montagna. L'anno scorso ho fatto la vacanza in montagna, mi è piaciuta, mi piace la montagna perché mi muovo tanto,
Ecco, un altro problema mio è che non posso stare ferma. Non ce la faccio. A me non piace prendere il sole, stare ferma sotto il sole. Lasciando anche il fatto che mi sento un po' a disagio a mettermi in costume, ma più che altro per la mia pelle molto chiara che mi fa sentire a disagio e la mancanza di punte dove servono, mi sento a disagio. Montagna mi piace perché comunque cammino tanto, non sento il caldo, però anche lì fatto una volta, fatto due volte, più o meno poi è sempre quella. Io vorrei andare in qualche città, mi piacerebbe Amsterdam, mi piacerebbe la Croazia, poi basta Senape, ma ho avanzato da ieri sera un pochino di olio aceto e spirulina, quindi adesso condisco il mio bel panino con questo. Ah, c'è anche un po' di peperoncino e ci mettiamo sempre anche due pomodorini, così mi smorzano un po' il sapore della spirulina. E, insomma, a me piacerebbe andare ad Amsterdam perché trovo che sia una città particolare, un po' come tipo Venezia è una città particolare in Italia, no? Poi mi piacerebbe fare il giro dei castelli sulla Loira, mi piacerebbe fare quello. Poi mi piacerebbe andare in Croazia, anche in Scozia, io adorerei tanto andare in Scozia, tutto quel verde, tutta quella natura proprio bellissima, la Scozia è bellissima. Poi mi piacerebbe andare in America ovviamente, ma è molto lontano, quindi vabbè, quella la tralascio. Ma mi piacerebbe andare anche in qualche paese, tipo in qualche stato tipo la Danimarca, Mattira. Insomma, vorrei girare così. Però non saprei con chi andarci. Da sola la vedo dura. E quindi io direi che per quest'anno io le ferie le passo forse a casa, perché tanto se proprio devo fare una vacanza monotona, come è monotona al mare, tanto male che sto nella mia monotonia a casa. Almeno riesco comunque a studiare, a fare le mie cose, le faccio quando voglio. Credo che quest'anno farò così. Ma se voi avete fatto qualche volta qualche vacanza in Italia, in qualche posto interessante che offre quindi anche cose da fare al di là di un villaggio turistico, fatemelo sapere, perché finora sono andata sempre al sud, no? Però al di fuori dei villaggi turistici sì, ho visto qualche paese, magari di quelli più famosi, ma insomma non è che proprio mi abbiano entusiasmata. Oggi mangio perché ho veramente tantissima fame. Quindi non so, le mie ferie inizierebbero la prossima settimana, tipo giovedì mi sembra, però veramente non ho proprio, a me piacerebbe andare così all'estero,
all'estero, in Europa. Per esempio, non sono mai stata nemmeno in Grecia, ad esempio anche la Grecia. Cioè, alla fine, no? Mi piacerebbe andare in qualche posto dove non so praticamente cosa mi aspetta, no? Cosa aspettarmi? Che so, tipo, non conosco il tipo di cucina, non conosco il posto, insomma, proprio l'ambiente, le cose. Mi piacerebbe, insomma, ecco, fare questo tipo di esperienza proprio per questo, per, cioè, non partire già sapendo cosa farò, cosa vedrò, ma poi magari ci può stare che vado in Europa, in qualche posto in Europa, non mi piace nemmeno quello, magari mi trovo male e mi lamento anche lì, molto probabile ci può stare, quindi anche questo, però comunque ci ho provato a fare qualcosa di diverso, no? Non lo so, questa non mi sento veramente così molto molto confusa. Sarà che voglio anche comunque impegnarmi a studiare, approfittare quindi di questi giorni per studiare e riuscire a fare il penultimo esame all'università. Non ho voglia di finirla questa università, veramente non ne posso più. E quindi boh, non lo so. Ho voglia anche di stare a casa mia, a disegnare, comunque a fare delle cose. Mi piacerebbe anche dedicarmi questi giorni di ferie anche a fare qualche video carino, un po' più elaborato, perché comunque è qualcosa di creativo che mi stimola, mi piace e che assolutamente non riesco a fare per mancanza di tempo. Non lo so, alla fine a me comunque stare a casa non è che dispiace. Che stavo pensando anche che una sera potrei andare a Roma al movie restaurant. L'ho scoperto per caso che è un posto che mi attira tantissimo da amante del cinema, amante, poi insomma non è che abbia questa grande cultura cinematografica, però mi piace molto guardare film e il movie restaurant è qualcosa di fantastico. Quindi ecco, potrei, no, andare una sera lì, oppure qualche volta potrei andare a Perugia a studiare anche in un parco che c'è da Perugia. Cioè, secondo me mi riposerei, mi rilasserei molto di più a fare le mie cose così, che alla fine poi non ho mai tempo di fare, piuttosto che dover combattere con tutte le mie fobie. Ma è brutto avere le fobie, perché molto spesso mi rendo conto che i miei pensieri sono stupidi, però vabbè, non si può fare nulla, è così. Anche se lo so, però non riesco a fare alcune cose. Ho finito le mie 4 fettine di pane buone, ma avevo tantissima fame. Ora il dolcetto. Oggi come dolcetto vi stupisco perché non mangio i miei soliti biscotti, ma ho fatto dei muffin brutti e una crema al latte che ho colorato con la barbabietola, con il superfood, no? Di Unicorn Superfoods. A proposito, ho ordinato anche cosine nuove, non vedo l'ora che arrivino. E quindi oggi mi mangio il mio bel muffin
ripieno della mia crema al latte alla barbabietola. Che non sono, cioè sono brutti, però non so, malaccio, devo dire. Io, cioè, riesco a fare tipo ecco la pizza, riesco a fare il pesce, i primi e secondi di pesce, mi riescono bene. Ho anche fantasia a farli, perché io spesso appunto non è che seguo molto le ricette, cioè guardo un attimo quello che ho, ma i dolci io non riesco a farli, non lo so, è più forte di me. Io i dolci non riesco a farli. Guarda quant'è brutto, è proprio brutto, però è buono. Anche la crema di latte mi è veramente buona e anche la consistenza è buona. Voi invece dove andrete in vacanza? Avete mete particolari? Vi piace il mare? Cioè voi per esempio vi divertite a stare immobili, fermi, tutto distrutto? Al mare? A me non piace. Buono. Non ci ho messo burro e non ci ho messo nemmeno le uova. E ci ho messo lo zucchero alla pesca. Buono. Che fame che avevo. Ho tantissima fame perché stamattina al lavoro, che poi sono anche da sola, non mi sono fermata mai. Ho mille cose da fare anche adesso. E avevo fame. Poi un'altra cosa che odio di questi posti è quando magari stai a fare anche tipo non so, un'attività sportiva, qualcosa del fitness, che ti dicono adesso ci mettiamo a coppie. Terrore. Perché non voglio toccare gli estranei? Non voglio essere toccata e mi piace fare le cose con il mio tempo e come voglio io. Quindi non ce la posso fare. Per non parlare poi di tutto il macello che c'è quando si torna. E quindi tutte le cose da lavare, da rimettere a posto, da stirare, che praticamente se ti sei un pochino riposato ti stanchi tantissimo a mettere a posto tutto. Ultima cosina, il caffè. Ovviamente il caffè. Forse vi chiederete perché non bevo. No, in realtà non è che non bevo. Durante il pasto io a volte bevo il tè, ma la cena, a cena più che altro quando ho tempo. Adesso che vado sempre di corsa mi dimentico, non bevo, però poi mi porto via comunque il tè al lavoro e bevo dopo. Quindi il tè con l'immancabile biscottino rotto. Questi sono molto semplici, sono al sesamo, per niente dolci, però sono croccantissimi. Delle emulienti primavera, ovviamente. Il biscottino nel tè, sì, anche nel tè, però nel caffè mi piace tanto. Forse i cultori del caffè storceranno un po' la bocca,
un po' perché io lo faccio lunghissimo, un po' perché ti inzuppo le cose, però vabbè, ognuno fa come vuole. E quindi niente, ho questo dilemma delle ferie che mi tormenta, anche se credo comunque di avere idee abbastanza chiare quest'anno. Ecco, più che altro le mie fobie sono la fobia dell'acqua, la fobia dei luoghi pubblici, del contatto, comunque della vicinanza delle persone che non conosco, la asocialità e a volte anche un po' di maleducazione, perché comunque se vedo qualcosa che non mi va bene io faccio in modo che il responsabile sappia il mio pensiero, quindi magari so, parlo a voce alta, comunque dico le cose. Comunque è così, queste cose qua, che praticamente mi impediscono di andare da qualche parte. Comunque vi terrò ovviamente aggiornati, perché sia che vada in vacanza sia che stia a casa, magari comunque vloggerò, farò comunque qualche video, quindi insomma saprete che cosa ho deciso. E per il momento vi saluto, anche perché è ora che io torni al lavoro, e se sopravvivo a questa giornata infernale di lavoro ci vediamo al prossimo video. Ciao!